Avrete sicuramente ammirato il fantastico gioco di incastri, di musiche che si rincorrono, che è veramente un gioco meraviglioso, le musiche di Gino Paoli che si intrecciano con standard americani e viceversa. Davvero bravo. Bene, il tempo purtroppo passa, ma prima di lanciare l'ultimo blocco vorrei farvi riflettere su un altro elemento che ritengo della massima importanza. Secondo voi esiste un qualche legame tra la musica lirica e il jazz? Sì, bravi, complimenti. Molti risponderebbero di no e sbaglierebbero, perché esiste uno stretto legame tra la musica lirica e il jazz, determinato da fatti storici. Come voi sapete, il jazz nacque a cavallo tra l'Otto e il Novecento per l'incontro negli Stati Uniti tra diverse culture. C'era, come abbiamo detto, la cultura africana e c'era la cultura europea che era portata in America dagli emigranti. Ora, questi emigranti evidentemente portavano ognuno il proprio portato culturale. Per quanto riguarda gli emigranti italiani, il portato culturale era dato, per quanto concerne la musica, dalla musica caratteristica per bande e dalle aree di opera. Perché alla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento la musica che si suonava erano per lo più le arie di opera e la canzone napoletana. Ora, tenete presente che, contrariamente a quanto avvenuto nel resto dell'Europa, mentre per esempio in Francia o in Germania la musica leggera è nata dal basso attraverso una sedimentazione della musica folk, della musica folcloristica popolare, in Italia è successo esattamente il contrario. La musica leggera è scesa dall'alto, vale a dire c'era l'opera, poi c'erano le aree di opera, la canzone napoletana che somigliava moltissimo alle aree d'opera, e poi da una volgarizzazione sia delle aree d'opera che della canzone napoletana è scaturita la musica leggera italiana. Questa musica è rimasta lì negli Stati Uniti a sedimentarsi per tanti anni ed ovviamente è un processo che ha interessato non solo i musicisti italiani ma tutti i musicisti europei. Però i primi che hanno dato vita ad un fenomeno, se volete, di nazionalismo del jazz europeo sono stati i nordici, per la maggior parte i norvegesi, che a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, per merito soprattutto di tre musicisti, che sono Jan Garbarek, sassofonista, Terje Rypdal, chitarrista, e Harald Andersen, contrabbassista, si sono accorti che anziché suonare i soliti standard americani o il repertorio americano, era possibile suonare jazz rifacendosi a quello che era il proprio patrimonio musicale, folcloristico e colto. Così hanno cominciato ad arrangiare in maniera straordinaria canti popolari norvegesi e persino la musica di Grieg. Questo movimento ha cominciato a scendere, è arrivato finalmente anche da noi e così finalmente si è affermato questo nuovo stile che, come dicevamo prima, veniva snobbato dai critici e veniva considerato quasi una sorta di sottocultura. E come vi dicevo, Danilo è il massimo esponente, secondo me, di questo genere musicale e, in coerenza con quanto vi ho raccontato finora, anche lui ha pensato bene di rendere in chiave jazzistica un omaggio alla grande lirica italiana. Prego.